Perché avete paura? La domanda di Gesù va dritta al cuore di ciascuno di noi. Quante volte assomigliamo ai discepoli sulla barca sbattuta dalla tempesta e mettiamo in dubbio che Lui voglia davvero il nostro bene? Non ti importa di noi, alcune volte pensiamo, o abbiamo sbagliato a riporre la nostra fiducia in te. Scrive il Cardinal Martini: noi preferiamo usare i termini conformismo o rispetto umano, ma in realtà si tratta di paura. Ciascuno di noi è fragile corporalmente ed è vulnerabile psicologicamente. Abbiamo dentro di noi un fondo di timore, di paura, un senso di disagio, di difficoltà, per quanto ci sforziamo di nasconderlo. Allora la vulnerabilità fisica e psicologica è parte della nostra natura umana. D'altra parte, se non ci sapessimo vulnerabili, non riusciremmo mai ad essere coraggiosi, a crescere nella fortezza. Saremmo spavaldi, millantatori. Forte allora è colui che sa di essere debole, che conosce la propria fragilità e ne prende coscienza. Il primo gradino allora della fortezza cristiana non è quella di stringere i denti, bensì di prendere umilmente consapevolezza della propria debolezza. La vulnerabilità più grave cui l'uomo è esposto è la morte. La paura della morte è dunque la madre di tutte le paure, perché si esprime anche riguardo a ciò che in qualche maniera anticipa la morte, i dolori, le disgrazie, le malattie. Allora, quali sono i comportamenti negativi e gli incentivi nel compiere la volontà del Padre con fermezza e costanza? Il primo condizionamento negativo è sicuramente quello di credersi forti, di mettere la propria fiducia solo in se stessi e non in Dio. Buona e santa giornata a tutti.